Il laboratorio di fotonica per la salute, l'agroalimentare e i beni culturali è costituito da una rete fisica di 14 laboratori che sono situati presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e che sono dedicati allo sviluppo di nuovi metodi, tecniche innovative basate sulla fotonica e dedicate ad applicazioni tipicamente di diagnostica non invasiva in ambiti diversi, dal microscopico al macroscopico, dagli studi di base in biologia fino ad esempio allo sviluppo di strumenti e prototipi approvati per l'applicazione in ambito clinico. Come esempio vediamo 3 delle 14 attività del laboratorio. FNIRS è l'acronimo di Functional Near Infrared Spectroscopy, ovvero spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso. Questa tecnica è una tecnica ottica completamente non invasiva che ci permette di andare a monitorare alcuni parametri fisiologici importanti in tessuti di interesse come il tessuto cerebrale o quello muscolare. Questi parametri possono essere l'emoglobina ossigenata, l'emoglobina deossigenata, la saturazione dell'ossigeno nel sangue, la concentrazione di acqua o il flusso sanguigno. E sono tutti parametri importanti che ci aiutano a capire il corretto funzionamento di cervello o muscolo. Tra le applicazioni della nostra tecnica possiamo annoverare per quanto riguarda la clinica alcuni reparti quali la terapia intensiva, neonatale o anche per adulti, in cui possiamo monitorare lo stato dell'emodinamica cerebrale, oppure reparti riabilitativi dove si trovano anziani o atleti, per monitorare lo stato ossidativo del muscolo. Per quanto riguarda le applicazioni in laboratorio, possiamo somministrare a soggetti degli stimoli visivi, motori oppure cognitivi e monitorare in modo funzionale continuo come sta rispondendo il cervello o il muscolo a questi stimoli. Nei nostri laboratori ci occupiamo sia dello sviluppo di modelli teorici che ci permettono di modellizzare la propagazione della luce nei mezzi di fondenti quali i nostri tessuti, sia allo sviluppo di veri e propri prototipi strumentali basati su componenti innovativi come detector a singolo fotone oppure laser impulsati nell'ordine dei picosecondi. Inoltre ci occupiamo anche dello sviluppo continuo di nuove tecnologie come per esempio la miniaturizzazione dei vari componenti che permetterebbe di rendere questi dispositivi totalmente indossabili, per esempio all'interno di uno zainetto. Un altro aspetto importante è l'integrazione della nostra tecnica con le tecniche che sono già presenti in clinica, come per esempio l'elettromiografia, l'elettroencefalografia o la risonanza magnetica funzionale. In questo caso stiamo lavorando all'integrazione sia strumentale sia dal punto di vista dell'analisi dati in modo da dare al clinico, al fisiologo o anche al ricercatore una visione completa dei parametri fisiologici del paziente o del soggetto sotto esame. Siamo nel laboratorio ARTIS, acronimo di Imaging and Spectroscopy for Art, che si occupa dello sviluppo di strumentazione portatile per l'analisi di opere d'arte e in parallelo, trasportando l'attività in laboratorio, per studiare le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali che sono utilizzati dagli artisti, per comprendere, ad esempio, perché alcuni pigmenti sono stabili nel tempo mentre altri degradano. Qual è la caratteristica comune della strumentazione e delle tecniche che usiamo? È l'uso della fotonica. Quando la luce interagisce con la superficie di un'opera d'arte, può essere parzialmente riassorbita in alcune bande spettrali, dando luogo a quello che è la percezione del colore che noi abbiamo di una certa superficie. In parallelo, la luce può essere riemessa, fenomeno che prende il nome di fluorescenza o fosforescenza, o più in generale luminescenza, e che ci permette di identificare la presenza di materiali luminescenti e di studiarne l'intorno chimico. Infine, la luce può essere ridiffusa secondo il fenomeno Raman, un segnale molto spesso debole ma estremamente specifico della composizione chimica di un materiale. Tutte queste tecniche cadono nel grande ambito delle tecniche di spettroscopia ottica e sono ampiamente usate in molti altri campi di studio. L'analisi di un singolo punto di un'opera non è sufficiente perché la morfologia di un'opera d'arte contiene una grande parte dell'informazione che l'artista ci ha voluto lasciare. E allora è necessario trasformare queste tecniche di spettroscopia
da tecniche puramente puntuali a tecniche di imaging o di immagine. Ed è quello che facciamo in questo laboratorio. Sviluppiamo strumentazioni di spettroscopia per immagini o di imaging iperspettrale finalizzate a fornire una caratterizzazione chimico-fisica di tutti i punti della superficie di un'opera d'arte. È possibile utilizzare una particolare telecamera iperspettrale per studiare la luce che viene riflessa da un dipinto per andare a ricostruirne il colore o quali pigmenti sono stati utilizzati e la loro distribuzione sulla superficie del dipinto. Le stesse tecniche utilizzate molto spesso accoppiate a un microscopio, quindi lavorando a ingrandimenti molto maggiori, possono essere utilizzate per analizzare dei microprelievi prelevati da un'opera d'arte, da un dipinto, per andare a vedere come i materiali sono stati mescolati, stratificati e mettere in luce la formazione di prodotti di degrado. La fotonica non può rispondere a tutte le domande su una superficie così complessa come quella di un'opera d'arte. C'è una forte necessità di un approccio multidisciplinare dove la fotonica, insieme ad altre discipline come la chimica e la geologia, possono complementarsi a vicenda cercando di dare una visione più completa. Nel laboratorio di microscopia e tomografia ottica sviluppiamo della strumentazione per lo studio di cellule, tessuti, organi ed organismi sia in vivo sia ex vivo a scopi biomedici. Le tecniche da noi sviluppate ricordano la TAC, la risonanza magnetica, ma nel nostro caso la sorgente che utilizziamo è la luce laser, che viene adeguatamente scolpita in modo da permettere l'osservazione piano per piano dei nostri campioni e poterne poi fare una ricostruzione tridimensionale o addirittura quadrimensionale se lo studio viene svolto nel tempo. Le nostre tecniche sono meno invasive, meno costose e più compatte delle tecniche standard già in uso. Vengono poi implementate presso i laboratori dei nostri collaboratori sia nazionali sia internazionali, come per esempio centri di ricerca, centri universitari od ospedali, i quali li utilizzano per esempio per lo studio delle proprietà genetiche che permettono alle piante di ripararsi da condizioni avverse utilizzando piante modello come l'Arabidopsis thaliana, oppure vengono utilizzati per lo studio della morfologia del cervello nel momento in cui si vanno a sviluppare, a studiare delle malattie cerebrali e a vederne l'influenza di trattamenti farmacologici oppure terapie, le disfunzioni cardiovascolari tramite l'analisi di campioni modello come lo zebrafish o ancora lo studio della rigenerazione cellulare tramite l'analisi della morfogenesi dell'Hydra vulgaris. Ora con il CNR ci stiamo muovendo nella direzione della miniaturizzazione, ovvero lo sviluppo di un intero sistema ottico all'interno di un minuscolo blocchetto di vetro chiamato laboratorio su chip. In questo caso anche l'oggetto di studio e le sue caratteristiche cambiano. Parliamo dello studio di singole cellule tramite la luce strutturata, ovvero una tecnica di super risoluzione che ci permette di osservare strutture con una dimensione caratteristica inferiore alla lunghezza d'onda della luce. Lo sviluppo di tecniche multiscalari all'interno del nostro laboratorio ci permette di inserirci in un panorama internazionale all'avanguardia di supporto alla diagnostica clinica.